Radio Radicale, siamo con Emanuele Fiano, che è deputato del Partito Democratico, che ha pubblicato Il profumo di mio padre, l'eredità di un figlio della Shoah, che ricorda un po' la figura di Nedo Fiano, che è tuo padre, al quale noi tutti dobbiamo tanto per la sua testimonianza dell'Olocausto e di come tuo padre ha saputo, diciamo, rialzarsi dopo quella tragedia e a ricostruirsi e a lasciare una testimonianza importante, testimonianza che con il tempo sparisce, perché spariscono i testimoni di quel dramma. Allora, che cosa hai voluto dire con questo libro e soprattutto in che clima si vive oggi diciamo la giornata della memoria? Ma grazie intanto. Devo dire che io non è che abbia voluto scrivere questo libro. Questo libro nasce da un mio scrivere sulle pagine di Facebook negli ultimi anni di vita di papà, quando lui ha perso sostanzialmente la memoria e la capacità intellettiva. E quindi quando questa nostra relazione, che è stata molto ricca e molto proficua di racconti, di vissuti, di dolori e anche di gioia, si è interrotta, nel senso che è rimasto un dialogo con una parte sola. Papà è rimasto molto affettuoso nei miei confronti, ma non ricordava più come succede a migliaia di altri figli con i loro padri o madri che sono colpiti da una degenerazione, diciamo, cognitiva. E quindi probabilmente c'è stato come un flusso istintivo di memoria, di ricordo e di elaborazione, purtroppo anche di anticipo di un distacco definitivo come quello che c'è stato circa un mese fa. Dopodiché, scrivendolo e scrivendo di me stesso e del nostro rapporto, mi sono, come dire, capacitato che dovevo anche chiarire a me stesso e agli altri quale fosse il compito di chi aveva ricevuto questa eredità morale. E quindi questo, che è il primo giorno della memoria che io celebro senza mio padre, è una ricorrenza nella quale percepisco che c'è questo dovere e cerco di organizzarlo, perché è l'anticipo di quello, come Davide Bilusso aveva scritto in un libro di 10 anni fa, succederà dopo l'ultimo testimone, in Italia, nel mondo, cioè come tramanderemo il messaggio che ci viene da quella storia. Io nel libro suggerisco, soprattutto nella parte finale, anche basandomi su un'altra esperienza di un altro sopravvissuto non ebreo, che ciò che noi dobbiamo tramandare in generale nei confronti della storia, ancora di più nei confronti di quella vicenda, nelle giovani generazioni, è la volontà di farsi delle domande. E questo riguarda anche il futuro della libertà e della democrazia, di non considerare che ciò che ci è stato regalato sia per sempre, di considerare la nostra fragilità e quindi, di fronte a questa fragilità, dell'esigenza di domandarci come sia potuto accadere quello che è accaduto e se continueremo a domandarci nel profondo cosa sia successo al genere umano in quell'occasione, potremmo forse essere interpreti della capacità di impedire che possa accadere di nuovo. Senti, a proposito di tuo padre, volevo sapere, tuo padre che tipo di legame ha mantenuto con la città di Firenze, dopo tutto quello che gli è successo. Volevo sapere se tu hai sentito da parte di tuo padre, diciamo, rancore per quello che gli è accaduto, quando era ragazzo, che al momento delle leggi razziali non ha più potuto frequentare una scuola e ha vissuto questa grande tragedia, che per poi ricostruire una vita altrove, in un'altra città, ricostruendosi da capo come poche persone avrebbero saputo fare. Beh, ha avuto un rapporto molto difficile con Firenze, l'ha abbandonata negli anni 50 andando a vivere a Milano.
perché era il luogo del lutto, del trauma, il luogo della sparizione della mia famiglia, della sua famiglia. Se abbia conservato rancore, ma lui scrive una lettera un giorno di cui parla nella sua biografia, ai compagni di scuola dell'epoca, del settembre del 1938, quindi con scuole medie, non si chiamavano così, ma che lo invitarono per una celebrazione dei 60 anni di quella classe, quindi penso sia stato 1998. Io lo accompagnai in una sala lungo l'Arno, piena di teste canute, come diceva lui, di capelli bianchi, tutti della sua età ovviamente. E lui aveva preparato una lettera nella quale chiedeva a loro: ma com'è che per 60 anni non mi siete fatti sentire? Voi che sapevate che la mia famiglia è stata gasata e bruciata, voi che eravate miei compagni di banco, allora eravate ragazzini, compagni di gioco, ma negli anni successivi avete saputo cosa era successo, Certo. voi e le vostre famiglie. Poi dopo ha deciso di non inviarla questa lettera e quel giorno, quella sera, fece solo un discorso di affetto. Quindi forse devo dire che non serbò rancore per coloro che furono indifferenti, non parlo tanto dei ragazzi di quell'età, magari delle loro famiglie sì, però, e anche di tanti altri episodi di indifferenza di cui era raccontato. Ovviamente serbava rancore per i fascisti e per i nazisti. Senti, come hai vissuto queste parole di Emanuele Filiberto che ha chiesto perdono per quello che è stato fatto dal 38 in poi nel nostro paese, anche prima, secondo me? E noi sappiamo che Vittorio Emanuele III ha dato incarichi di governo a Sidney Sonnino, a Luzzatti, a Sandrino Fortis, che erano presidenti del Consiglio di origine ebraica. Però ha messo la firma anche su quelle leggi che furono una grande tragedia per il nostro paese. Allora, come possiamo considerare questa richiesta di perdono e come rispondi? Ma mio padre non ha mai considerato il perdono per i colpevoli di quegli atti, e comunque il perdono lo possono solo assegnare coloro che hanno sofferto sulla loro pelle, non noi. Solo loro Quindi è possono. stato improprio che Emanuele Filiberto abbia parlato? No, non è mai improprio. Se lui ha voluto scusarsi per un atto che non ha compiuto lui, è comunque un gesto positivo, non negativo, non è mai negativa la richiesta di perdono, però non sono io che posso assegnare il perdono, era solo mio padre che poteva decidere se perdonarlo per quello che è successo. La mia famiglia, le 10 persone della famiglia Fiano sono stati quasi tutti arrestati, non tutti, la bisnonna, sono stati quasi tutti arrestati da fascisti italiani che agivano in un regime che era supportato dal re Vittorio Emanuele. Il re Vittorio Emanuele nel settembre del 1938, nella tenuta di San Rossore, dicono le cronache dopo la passeggiata mattutina, quindi con calma, rilassato, firmò le leggi razziali. Si può sempre dire di no nella storia. Poi la richiesta di perdono non è mai una cosa negativa in assoluto, ma l'importante è essere capaci di dire di no al momento in cui si commette un'ingiustizia. Bene, io ti ringrazio per questa importante testimonianza, per averci parlato del ricordo di tuo padre, del libro con cui hai voluto diciamo, portare nella memoria di tutti questa importante testimonianza di tuo padre. Grazie Emanuele Fiano. Grazie a voi.